Ehi, la ciurma! Io sono Max e Tess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Sid Meier's Pirates. Gli olandesi esistono ancora. Cioè, l'ultima cosa che è rimasta è questo insediamento olandese. Tra l'altro, ho visto partire da questo insediamento olandese ben quattro navi di truppe che sono andate a trasformarsi in truppe francesi, in quello che era Eleutera olandese. Quindi, 600 olandesi sono rimasti nelle Nuove Americhe, da quanto noi ne sappiamo. E quindi. Ah, bello, non mi interessa granché l'agricoltura, ma visto che state morendo. Sì, portiamole a Port Royal. Va bene. Taverna! Signor Oste, che cosa? Infatti, qua non c'è un cavolo di nessuno. Ecco la parte mancante di Jean Lafitte. Da qui potremmo andare, visto che è vicino a Puerto Principe, dall'altra parte della mappa, naturalmente. È piuttosto tranquillo da queste parti, dolcezza. Oh, grazie, dolcezza. Il pappagallo dov'è? Che pappagallo? Ah, dovrei avere un pappagallo, visto che sono un capitano. Ok. Che battuta simpatica, signor Oste. Qua non ha più un Kaiser di soldi. Maestro Dasha, non abbiamo un Kaiser da vendere. Salpiamo. Fintanto che la ciurma ci. No, quello sta andando a Port Royal. Noi seguiamolo, altrimenti se. Viene distrutto, siamo nei guai. Ma dove va? Dove vai? Giù, 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 giù. Ok, che c'era la. Tempest, però, cioè. Magari gli inglesi dicono: yeah, siete troppo bravi. La farina cos'è? Uno spagnolo ma che non vale un caso di niente. Non attaccare. Sono nostri amici. Abbiamo anche la bandiera. Oddio. Vattene o ti spacco la faccia. Sloop da guerra spagnolo. Dobbiamo tirarti giù per forza. Dobbiamo proteggere il nostro zucchero. Ah, ma non è un Kaiser di niente, andiamogli addosso. Magari risparmiamo la nave, quindi guadagniamo un po' più di soldi. Vediamo. Bang! Touché! Hop hop! Oeeeeee! Ehi là! No! Woo! Tieni. Ciao. Addio! Mio caro amico, a preston. Mai più. Forse è meglio. Mai più. Allora, un po' di soldini, neanche troppi, ma un po' di soldini, niente danni, quindi guadagneremo di più. Prendiamo 20 e 10. Non c'è tanta roba sopra, però. Abbiamo salvato le nostre canne da zucchero. Che possono ora arrivare a Port Royal allegramente. Ma sì, ti aspettiamo, sta tranquillo. Oddio, mi sono preso paura che fossero altri spagnoli. Sto per dire già. No, basta, 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 dai. Plox. Trasporto di canne da zucchero. Sì, l'agricoltura è fiorente. Quindi parliamo col governatore. Magari ci dice: yeah, sei un ganzo perché ci hai portato la canna da zucchero. Maggiore mazzate, se siamo in guerra con gli spagnoli. C'è una cosa. Hai catturato uno sloop spagnolo. Ottimo, il re ne sarà compiaciuto. Sono colonnello, sì. 1250 acri. La miseria. 1250 acri, 6 uomini. Ma sì, dai, per 6 uomini non cambia granché. Poi cosa mi dice? Sì! Sì! Le scarpette da ballo, sì! Una canoa da guerra indiana. No, non sono stato presentato, I'm sorry. Mercante.
dici tutto quello che vuoi e noi te lo daremo in grande quantità. Tipo, niente, abbiamo solo del cibo. Ma spero che ti vada bene anche il cibo. Ok, maestro Dasha, abbiamo da venderti questa nave qua. Abbiamo qualcuno da fare potenziamento palle incatenate? No. Dividere il bordino? Non ancora. Salpare? Salpiamo. Ah, un... Prima che mi dimentichi, devo salvare perché mi sono dimenticato prima. Quindi salviamo la partita prima che crashi tutto e perdiamo tutto il tutto. E... Boh, andiamo a prendere il tesoro a sto punto. Dobbiamo andare a Puerto Principe, però. Dov'è Puerto Principe? Ah, è là. No, dobbiamo girare di nuovo da quelle parti là. Rocce del governatore. A ovest di Puerto Principe. A ovest di Puerto Principe. Cioè, qua. Ok, vabbè, non è tanto lontano. È stato visto qui. Ma non me ne frega del barone Raimondo. Quello mi mangia a colazione. Ma voi non lo sapete. Voi non lo sapete, ma quello mi mangia a colazione. Cioè, ma... Non so se ci siamo capiti. Secondo me no, non avete capito proprio un Kaiser di nulla dalla mia vita. Eh? Eh? Io non voglio salvare più nessuno, ok? Mi faccio gli affari miei, mia sorella è libera e i genitori, vabbè, si attaccano tra. E quindi addio. No, quella forse non era spagnola, quella che abbiamo visto prima. Era effettivamente una piroga indiana, perché era troppo piccolina per essere secondo me una nave spagnola. Cioè anche quelle piccole alla fin fine sono più grandi. Scogliere del coltello. Ok, Puerto Principe è di là. Principe. Questa è forse quella con il tesoro? Ma non mi interessa. Ma scusa, se io attacco una canoa da guerra indiana, cioè tipo me la mangio come niente. Allora, a ovest, quindi magari sarà vicino a questo. Punta del teschio? No, non era testa del coso del governatore. Che cazzo? Ah, non si può passare di là? Delle secche, probabilmente. Bisogna fare dietro front, perché se ci sono le secche rischi di perdere la nave. E se perdi la nave sono guai seri, eh. Cioè, io non voglio dire, ma sono guai seri. Punta del teschio? Ma non era una punta del teschio quello che cercavamo noi, vero? Rocce del governatore, no, infatti, a ovest. Però a sud-ovest, a nord-ovest. Eh no, deve essere forse a sud-ovest, perché abbiamo... Ok. Dove dobbiamo approdare? Dove dobbiamo approdare? Lì. Proprio dritto dietro di lei. Sì, gettiamo qui le ancore. E ci siamo quasi, tra l'altro, a ottenere tutti e 8 i nostri tesorini. 8 o 9. Ma non sapete girare una casa, ma porca miseria se siete anche dei... Ma non lo so io. Non trovo una parola abbastanza offensiva. Mila pezzi d'oro, il tesoro di Jean Lafitte. Scusate un attimo, se noi andiamo a controllare qua cosa ci dice? Tesori trovati 8 su 9, cioè ce ne manca solo uno, ce ne manca solo uno e l'abbiamo trovati tutti, cioè che OP. Pirati sconfitti solo 2 e parenti smarriti ce ne mancano ancora 3. Ma con gli inglesi non eravamo un Kaiser di nulla, non eravamo neanche ammiragli con gli inglesi. Con i francesi siamo baroni. Però 5 su 8, cioè io non oso immaginare quanto dobbiamo fare con loro per riuscire a diventare un pochino più svegli ai loro occhi, insomma. Cioè non lo so, dobbiamo regalare loro tipo 300 città? Che tra l'altro non so neanche come attaccare le città perché sono amico di tutti. Cioè, è capitato solo una volta, quella volta che ci eravamo inimicati troppo gli inglesi, forse. No, dai, proviamo ad attaccare una canoa di guerra indiana. Così, tanto per. Canoa da guerra indiana Nina. Sì, ma non è una canoa. È una nave, alla fine. C'ha 50 uomini di equipaggio, una miseria. Ha un cannone solo, è vero, ma... Eh?
Ah, si arrende. 10 pezzi d'oro hanno. Infatti non vale un fico secco. Ah, l'ho tenuta? L'ho tenuta, cioè... Oddio! Andiamo a trovare gli indiani, dai. Andiamo a trovare gli indiani. Lolli lo! Ciao amici indiani! Amici indiani! Parliamo con il capo, cosa ci dice? Oh, gobbledobna! La Habana è corrotta e debole. Gran Bahama è debole e corrotta. Questa perché è diversa? Schiacceremo gli smidollati. Perfetto. Commerciare con il capo. Cosa vuoi? Ti vendo dei cannoni, ma ha 9 pezzi d'oro. E li compra a zero. No, non te li vendo. Cioè, pa, 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 pa. Salpiamo. Cioè, ma va. Cioè, ma. Porca pupazza. Ma no, Gran Bahama, che non so dove sia neanche. Non so. O io ho detto a caso. Potevo dire Catalogna delle Est. No, non possono attaccare quelle, credo. Ah, una è stata respinta, la Habana. Quindi è meglio appunto andare verso nuovi posti dove non sono stati attaccati e sfasciare un po' di gente a caso proprio. Ma che cazzo di penisola c'è qua nello Yucatan? Che dà sul canale dello Yucatan? Se vendo, chissà, mi daranno tipo due pezzi da 8 per una piroga indiana di seconda mano. Ehi ragazzi, ho una piroga indiana di seconda mano. Chi è interessato all'acquisto? Tu eres interessato, si acquistos? Prendiamo col sindaco. Ehi, sei un cattivo. Ah, sì, alla Habana, va bene. No, la Habana no, che così diventa ancora più forte. Vabbè. Ah, niente, ho toccato Pordo per... Sì, coppia di pistole, così faccio un fracco di danni. Ma sì, ma non me ne frega delle piroghe di indiani, di Antonio. No, non sono stato presentato. O forse, non mi ricordo, ho conosciuto troppa gente. Dai, ti vendo un po' di roba, ti compro un po' di cibo. Ma perché gli ho comprato il cibo? Non lo so manco io. Maestro, vediamo per la piroga quanto ci dà. 168 pezzi d'oro. GG. Salpiamo. Beh, 168 è sempre meglio di niente, però GG. Ma se noi affondassimo il trasporto di canna da zucchero? Ma sì, dai, trasportiamo, affondiamo il trasporto della canna da zucchero. Cioè lui ci ha detto: ehi, dovete proteggere questa canna da zucchero. No, morirai, canna da zucchero. Hai visto troppe cose nella tua vita, canna da zucchero. Non è più rispettoso per la fauna il farti vivere ulteriormente. Ma che cazzo, ma guarda che ti mangio a colazione. Cioè, era tipo un nulla il nostro confronto. Ma non si è arreso, non si arrende. Vediamo le doppie pistole. Papam! E beh, abbiamo perso tutto il vantaggio là iniziale. Dai, dai, che ce la si fa, ce la si fa. Stanno morendo tutti loro. Ne ho salvati tre. Ne ho salvati tre dall'eccidio proprio più terribile che abbiano mai visto nella loro vita. 435. Prendiamo tutto. Tutto. Tutto tra virgolette. E tutto questo solo per delle canne da zucchero. Trasporto truppe. Ma avrà un sacco di roba. Trasporto truppe. Scusa un attimo. Cioè, se, vediamo. Se mi avvicino, ma avrà tipo 200 persone. Di sicuro non posso andare addosso a un trasporto truppe così impunemente. E poi tra l'altro ci frega anche, vuoi vedere?
No, aspetta, vediamo. Quanto è il trasporto troppo? Sì, no, c'ho 24, c'ho 41 uomini, non posso andare. Chissà dove, eh. Allora, noi entriamo qua, parliamo col governatore, ci dice: "Ehi, guarda che sei un cattivo, mio caro." Ah. Ci ho detto: "Yeah, hai fondato una piroga di seconda mano." Benvenuti dai ragazzi, 5 uomini. Henry Morgan è l'ultimo che ci manca. Però non, abbiamo solo metà della nave. Ma basta dirci di piroghe indiane. No, non sono stato presentato. Non mi ricordo più niente. Basta con queste donne. Non so ballare. Come volete capirlo? Come devo, ve lo devo dire che non so ballare? Ho delle piroghe di seconda mano da vendere. No, ho un pinnacolo spagnolo. Ma va bene lo stesso, GG, dai. Possiamo ripartire? Possiamo ripartire! Verso le avventure oltre. Ah, ma se noi andiamo adesso che sono arrivate le truppe spagnole, ci dicono qualcosa? Ehi, guarda che sono arrivate le truppe. Ah no, non ci ho detto, wey, sono arrivate le truppe. Si vede che non è merito nostro. Ehi, ma ci ha attaccato! Che cazzo? Oddio, l'equipaggio si sta incavolando. Torniamo indietro. No, non riesco a tornare indietro. È tragico, è qua. Andiamo là! Per forza. Raghi, raghi, dobbiamo dividere il tesoro per forza qua, altrimenti ci crepiamo. Oddio, ce la faremo prima che ci assaltino come dei cani. Allora, parliamo un attimo con il governatore, facciamo quello che possiamo fare. Trasformiamo tutto in oro. Carissima, sei bellissima, ma non so ballare. Non c'è un cane qua. Sì! La seconda parte di Henry Morgan! Nel prossimo video andremo di sicuro a trovare l'ultimo tesoro che c'è. La gaviota. Ma sai, bella, il fatto che io devo stare 6 mesi senza fare niente adesso. Ok. Ciao ragazzi! Mercante, senti mercante, io ti vendo tutto quello che ho fintanto che tu hai dei soldi. Ok? Non posso fare un vendi tutto. C'era un tempo vendi tutto, ma forse lui non ha abbastanza soldi per comprare tutto. Se io ti vendo tutto quello che riesco, tanto riparto con un tot di soldi e di cibo e di cannoni, quindi è inutile tenere tutta sta roba. Ok, ti ho venduto tutto? Sì, ti ho venduto tutto. Maestro Dasha? Ti vendo le due che non servono un cazzo. Cioè, vabbè, questa potrebbe avere i... Questo 336, questo 336 cosa che ha in più? Ha il cannone di bronzo, però questa in più ha le palle a mitraglia, che l'altra non ha. Quindi no, tengo quella che ho ora. La Mark 88, veniamo questa e veniamo questa. Teniamo questa e ragazzi, chiudiamo il video dividendo il bottino. Ognuno prende 318 pezzi d'oro e... sì, ci rimangono 2976 pezzi d'oro. Sì, mi va bene. Con grande attesa, infatti. Via via che passano i mesi, la vita atterrati e noi sempre di più. Così, dopo aver addobbato la tua ammiraglia e messo insieme un ardito equipaggio, ti prepari a salpare verso nuove avventure. No, continuo come capitano qualificato. Capitano avventuriero la vedo un po' dura, eh. Soprattutto adesso che passano gli anni, ragazzi. Ma com'è? Loro hanno preso tutta sta roba, io quello. Siamo già nel 1673. Chissà se esisteranno ancora gli olandesi quando ripartiamo. Visitiamo la taverna. C'è della gente qua? Sì! Raccontami tutto. Perfetto. La gaviota è diretta alla Habana. Scusatemi, ragazzi. Leogane col cannone di bronzo.
Forse possiamo fare una tappa alle Ogane e poi andare in tesoro. Ma questo succederà nel prossimo episodio. Io vi saluto ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace per caso il video vi fosse piaciuto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao!